Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video del canale con il quale inauguriamo una delle rubriche che andranno per la maggiore, ovvero Il gioca povero! che cos'è Gioca Povero? È una rubrica in cui tratteremo giochi che hanno un prezzo che va da un centesimo fino a un massimo di 20 euro. Oggi quindi parleremo di Warhammer Space Marine, uno sparatutto in terza persona sviluppato da Relic Entertainment e prodotto da THQ. Il gioco si presenta bene sin dalle fasi iniziali, ha una veste grafica godibile, è completamente localizzato in italiano, quindi traduzione di testo e doppiaggio, ed ha una giocabilità che alterna sparatorie a situazioni di combattimento in mischia. I lati positivi però finiscono qua, perché, allora, partiamo dalla giocabilità. C'è un sistema sbagliato, ovvero quando entrate in mischia vi basta stordire un avversario per poi fare un'esecuzione, tipo la Gears of War, per recuperare tutta la vita persa. In più, il gioco, poco più avanti, vi darà un potere con il quale recupererete vita semplicemente picchiando in mischia. Quindi nel gioco non morirete mai, a parte 2-3 punti. Non c'è una curva di difficoltà, è tutto uguale. Non c'è un livello di sfida, praticamente è piatto come gioco ed è piatto anche a livello grafico. Quella che all'inizio sembra una grafica bella, interessante, piena di effetti, si rivela una schifezza perché il gioco è tutto uguale, tutto fottutamente marrone. Ho capito che uno va sul pianeta fucina, che tradotto è un'officina, ma se io andavo dal meccanico e ci passavo il pomeriggio, mi divertivo di più. Sempre gli stessi colori, il marrone. Qualche cosa blu ogni tanto e qualche lucina verde. Fine del gioco. Anche la storia è un problema perché, a parte il fatto che tu sei il capitano che va sul pianeta, eccetera, la storia non c'è. Le fazioni, le varie truppe che arrivano, i nemici, non ti viene spiegato niente. Arrivano i falchi rossi, arrivano le armate blu. Tu fai, sì, ma questi chi so? Se ci fosse stata un'introduzione nel gioco che avesse detto il mondo di Warhammer è questo, ci sono gli umani e poi i nemici degli umani sono questi, sarebbe andato benissimo, invece tu ti trovi in mezzo, buttato in mezzo così, vai. Cioè, ed è sbagliato. Poi per quanto riguarda il doppiaggio, le voci dei personaggi sono tutte belle, sono godibili, però parlano sempre fuori sincro. Il personaggio che parla è Augusto. Inoltre non viene data la giusta enfasi in determinati momenti, per cui sembra che i personaggi stanno a leggere la lista della spesa. Venivano registrate le frasi e facevano "Oh, buona la prima!" Quando invece no, voi giocate tutto il gioco convinti e dici vabbè, non è tutto sto difetto. Finché arrivi davanti al boss finale e senti questo. Mi avete sfidato a recuperare questo frammento del vostro potere. E così ho fatto. Le schiavi del falso imperatore che hanno tentato di appropriarsene sono morti per mano mia. Ma voi mi state pigliando per il culo! Square! Square! Uichichichi! Ma che cazzo è? Perché i servitori, i demoni del boss finale, di chi cazzo è, che poi non ho neanche capito chi è, perché non spiega niente sto gioco, perché dovrebbero fare sti versi? Perché? Quindi a sto punto mi è venuta la curiosità, ho detto se in italiano è così, sarà così anche in inglese. You challenged me to recover this fragment of your power. Col cazzo! Quindi vabbè, sei alla fine, poi al boss finale, e poi vedi che la seconda parte del boss è totalmente trash. Io premo il tasto e ridevo, 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 ridevo. Uno perché mi piaceva il trash, e due perché cercavo di non pensare ai soldi che avevo speso per comprare questa cosa. Ricapitolando. Il gioco è carino, simpatico, comunque sia per quanto monotono, se non avete nient'altro da giocare potete anche giocarlo, ma se lo trovate a 5 euro non spendeteci di più, non fate come me che ho comprato la fottuta collector a 20 euro. Beh, che dire, questa era la mia personale recensione di Warhammer Space Marine. Purtroppo, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altri video e se avete un gioco da suggerire per le prossime recensioni, scrivetelo tra i commenti, lo prenderò in considerazione. Ciao a tutti ragazzi! Ah, l'ho detto giusto, Che non ci credo! No, se questo...